Che Coppa Agostoni sarebbe senza i trofei d'autore? Da 11 anni gli artigiani di Lissone realizzano i premi che andranno sul podio della storica corsa ciclistica. Quest'anno le imprese realizzatrici sono Vetrarredo Lissone su progetto di Marco Salghetti, Mobint e Dassi Albano e Vetromanie. Tre premi che uniscono materiali caratterizzanti dell'artigianato lissonese, come quello prodotto dalla Dassi, frutto di una combinazione vincente tra la base in massello di Noce Canaletto e il ciclista in vetro Tiffany. I racconti dei premi direttamente dalla voce dei nostri artigiani. Beh, diciamo che anche quest'anno, grazie appunto alla Confartigianato che ci ha invitato a presentare un nuovo trofeo e abbiamo aderito con piacere. L'idea poi è stata quella di Marco di scegliere un po' il soggetto che è stato quello poi scelto anche per la premiazione. Io ho preso spunto dal logo della Coppa Agostoni che sta a rappresentare un ciclista in corsa. Infatti c'è una C che è sulla ruota posteriore, che sta per la coppa, e la di Agostoni che invece indica il ciclista appunto piegato in corsa, a parte che è tutto realizzato in vetro, con due materiali differenti, tre in realtà, una parte che è trasparente, extra chiaro, che quasi non si vede neanche, la base in specchio, invece sono delle, diciamo, le parti più risaltanti sono con un prodotto come questo qui, che è un riflettente, e sta a indicare un po', sembra quasi un'ombra, come l'ombra del ciclista durante la sua gara. Allora, questa è la bicicletta. Sì. No? Ed è la bicicletta generata dalla nostra intelligenza artificiale generativa, dove abbiamo la sella, no? Dove abbiamo la forcella e dove abbiamo la ruota. Ci sono un po' di cose da mettere a posto, la rotazione della ruota non è proprio nella direzione ortodossa e quindi da questa bicicletta, girando la frittata e guardando da un altro punto di vista, abbiamo in qualche maniera costruito il trofeo per quest'anno per la Coppa Agostoni. Il cerchio con le razze lenticolari, la Lombardia, questa qui è proprio nostra. E la scelta invece qui mi piace molto questa. Allora, questa è perché bisogna sbagliare ogni tanto. E allora noi nel controllo qualità abbiamo omesso di levare la punta del trapano che doveva fare il foro. E quindi è casuale, non era voluto. È voluta. Che dobbiamo giocare un po', cioè un po' di leggerezza ci vuole. La vita è bella perché ci deve essere la gioia nel fare le cose e la gioia è figlia anche della leggerezza. Un po' di ironia aiuta a far diventare belle le cose. E questo per dare un segnale, nel senso che l'intelligenza generativa è un grande strumento con cui lavoreremo noi probabilmente, anzi tutti dovranno averci a che fare, ma l'anima delle cose dobbiamo tenerla noi, altrimenti rinunciamo al pezzo bello del nostro lavoro, rinunciamo alla parte che ci dà gioia, no? E se i giovani lavorano solo con l'intelligenza generativa e rinunciano alla parte bella, probabilmente non riescono a fare un lavoro che gli piace. Dobbiamo lasciargli lo spazio della parte bella.